non ha funzionato, non so perché. Germaine e io non eravamo fatti l'una per l'altro. E così abbiamo finito col divorziare. Intanto è scoppiata la guerra, i tedeschi hanno invaso il Belgio e io ho pensato bene di portare qui mio figlio. E qui a Parigi? Sì, è in un collegio di frati. E così lo vedo tutte le domeniche. E nella mia vita non c'è altro. Lei di che cosa si occupa? Affari. Ma ho parlato sempre io. In pratica le ho raccontato tutta la mia vita. E lei invece zitta, eh? Siamo arrivati. Sto per divorziare anch'io. Mi occupo di affari e non ho figli. Non c'è altro. Arrivederci. E grazie per la scorta. Dobbiamo proprio lasciarci qui? Se vuol salire un momento, ma... ho appena traslocato ed è ancora tutto in disordine. Mi devono ancora portare le sedie. In compenso ho una bottiglia di whisky. Autentico? In questi giorni soltanto due categorie di persone possiedono whisky scozzese. I collaboratori dei tedeschi e gli agenti segreti inglesi. Lei chi preferisce? Gli agenti segreti. Si accomodi. Avevo trovato l'uomo giusto al momento giusto, ma non volevo accorgermene. Roman, intanto, era tornato da Londra l'11 novembre.